Sii sincero. Sei veramente convinto che con la fusione riusciremo a batterlo? Non posso avere la certezza assoluta, ma su una cosa non ci sono dubbi: noi due diventeremo potentissimi! Ne ho abbastanza dei vostri patti vecchi! Presto, dammi quell'aggeggio! Insomma, che aspetti? Dammi l'orecchino! Allora ti sei deciso! Il gioco è finito, preparatevi! Ma come diamine si infila quest'arnese? Devo dirti un'ultima cosa. Una volta che i nostri corpi si saranno congiunti, noi non potremo mai più tornare come prima. Mi hai capito? Che cosa? Ma sei impazzito? Ma guarda che furbetto! Ti ringrazio per avermelo detto all'ultimo minuto! Vi auguro buon viaggio, ragazzi! Va bene così? Dici che funziona? Ne sono certo! Grazie infinite! Sono pronto! Finalmente Goku e Vegeta si sono uniti grazie alla fusione. Sarà questo il nuovo Super Saiyan il guerriero che riuscirà a sconfiggere definitivamente Majin Buu? È davvero incredibile. È meglio di quanto pensassi. Che ti prende? Ti ho messo paura, forse? Che c'è? Non capisco perché ti sorprendi tanto. Goku e Vegeta hanno unito i loro corpi e io sono il risultato, Vegeta. E confesso che ero piuttosto scettico all'idea, ma a quanto pare la fusione è venuta benissimo. Allora, cominciamo a combattere? Certo, sono qui per questo. Ma vi avverto, se pensate davvero che basti una coppia di buoni a nulla come voi per battermi, vi sbagliate di grosso. Non provocarmi! No! Mi sono solo fatto un po' male al braccio. Oh, davvero? Beh, preparati, perché fra poco sentirai male dappertutto, mio caro. Che succede? Non sembri il tipo che si lascia cogliere alla sprovvista. Perfetto. Direi che con il riscaldamento abbiamo terminato. Mi devi scusare, Majin Buu, ma ho dovuto abituarmi un attimo al nuovo corpo. Ora lo controllo bene, quindi possiamo cominciare a fare sul serio.
Con molto piacere. Sarebbe stata una delusione se la partita si fosse risolta in fretta. Vedrai che non ci annoieremo. Come inizio non è male. Guarda come mi hai ridotto! Quanto tempo intendi restare in quello stato disgustoso? Rigenerati in fretta! Bravissimo, così va molto meglio. I miei complimenti. Beh, vedo che insieme siete diventati un po' meno incapaci di prima. Ma da come parli, meno incapaci e riduttivo. Diciamo piuttosto che adesso posso sconfiggerti. Non montarti troppo la testa, bello. Avevo in mente di divertirmi un altro po' con te, ma comincio a innervosirmi. Perciò ti spedisco subito all'altro mondo. Avanti, provaci se sei capace. Io scommetto che non ci riesci. Sei davvero in gamba, ma ancora non basta, mi spiace. Non mi fai nessuna impressione. Che cosa? No! No, non può essere! Ma come hai fatto? Bene, te lo spiego subito. Ogni volta che un pianeta si disintegra, l'energia si concentra in questa sfera enorme. Sono proprio curioso di vedere come farai a fermarla. Dovrai usare tutto il tuo potere se vuoi riuscirci. Se questa sfera dovesse cadere, il tuo pianeta andrebbe in mille pezzi! Un attimo fugace, non rimarrebbe più nulla. Allora, qual è il tuo piano? Oh, mamma mia! Quella sfera gigantesca di energia. Non avrà intenzione di scagliarla su questo pianeta, spero. Devo fermarlo. Allora ti sei preparato, bello? Preparato?
Vedo che non hai capito niente. Pensi di potermi distruggere con quel tuo ridicolo pallone? Come osi? Io sono pronto. Quando vuoi. Si pentirà della sua arroganza. Io rimarrò immobile. Ti assicuro che non mi muoverò nemmeno di un centimetro. Ehi, Pivello, ti consiglio di abbassare un po' la cresta. O vuoi che il tuo pianeta venga disintegrato in un colpo solo? Sono il più grande dell'universo. Non sa ancora con chi ha a che fare. La gigantesca sfera di energia incombe minacciosa. Se Goku e Vegeta non riuscissero a fermarla, la Terra verrebbe davvero spazzata via in un colpo. La tensione tra i due avversari è altissima. È giunta la tua fine! Coraggio, Goku! Ora sta un po' a guardare! Niente male, eh? Cosa crede di fare quello? Attento! Te la rispedisco indietro! Finisce qui. Oh no, Mr. Satan! Pagherai per il male che hai fatto. E ora che cosa succederà? Perché quell'aria tanto soddisfatta e arrogante? Credi di essere grande soltanto perché hai respinto la mia sfera? È vero, sei diventato molto potente. Ma ciò non significa che tu sia più forte di me! Ah, tu dici? Allora te lo dimostro subito! Che cosa vorrà fare? Oh, che altro hai in mente ora? Non voglio pensarci! Ti presento Super Vegeku! Super Vegeku, il super guerriero Saiyan, è finalmente entrato in scena. Ce la farà ad annientare il suo avversario? Hai finito di seminare distruzione ovunque. È arrivata la tua ora! Super Vegeku, eh? Hai qualche problema di comprensione, mio caro. Ti ricordo che nel mio corpo adesso ci sono ben tre Saiyan, i due ragazzini e Gohan.
Non ti serve assolutamente niente diventare Super Saiyan, perché non potrai mai essere più forte di me, chiaro? Sei tu quello che non capisce. L'unione dei corpi tramite gli orecchini è superiore alla normale fusione. È inutile che sprechi un fiato. Tu non capiresti comunque. Meglio che te lo dimostri. E va bene. Visto che a parole non ci intendiamo, non mi lasci altra scelta che continuare a combattere! Vedremo chi è il più forte! Stai perdendo i colpi? O mi sbaglio? Ti cola il sangue dal naso. Sei un vero disastro. So, pulisciti. Più mi fai arrabbiare, più ti cacci nei guai. Ti giuro che te ne andrai soffrendo come un cane. Non avrò più riguardi. Che illuso. Pensa di farmi paura. Goku, Vegeta, attenti! Non ha avuto alcun effetto. Allora, Majin Buu, quando è che comincerai a fare sul serio? Te lo mostro adesso io il colpo che fa veramente male. Ma che sta facendo? Vai, Big Bang! Attacco! Evviva! Ce l'ha fatta, Ventista, brutta mostra! Mister Satan! Il potentissimo Super Vegeku ha scagliato contro l'avversario un colpo di una forza inimmaginabile. È riuscito a concentrare tutta l'energia in una saetta micidiale che ha trapassato Majin Buu facendolo esplodere in mille pezzi. Il terribile mostro riuscirà a ricomporsi anche questa volta? Cosa ne dici? Ti senti a pezzi, vero? E adesso? Riesci a vedermi così? Scommetto di no! Infatti, non ti vedo, ma non importa! Com'è possibile? Conta la capacità dell'intelletto e la velocità dei movimenti. Tu sei lento perché vuoi seguirmi con gli occhi invece che con la mente. Chiudi il becco!
E questo è solo un assaggio. Eccolo là. Lo aiuto ad uscire. Pensavi che non ti vedessi, eh? Non è finita, qui gliela farò pagare. Che cosa succede? Hai perso improvvisamente la lingua? Ti confesso che non mi sto divertendo. Speravo che ti impegnassi un po' di più in questo scontro. Oppure non riesci a combinare niente di meglio di così. Si vede che ho sopravvalutato le tue capacità. Che delusione. Basta, sta zitto! Come osi ridere di me? Nessuno può prendersi gioco di Majin Buu! Hai visto? Ho invaso il tuo bel corpo d'atleta. Per quanto aumenti la tua forza, non c'è nulla che puoi fare contro le mie tecniche sofisticate. Ti conviene prepararti, perché sto per farti esplodere dal tuo interno. Vediamo se ho perso il controllo del mio corpo. No. Perfetto. Sei tu che devi prepararti invece. Che cosa? Ormai è in trappola. Perché? Come mai non riesco a muovermi come vorrei? È molto semplice, perché sono riuscito a bloccarti usando tutta la mia energia. Finché starai dentro al mio corpo non potrai più muoverti liberamente. Che cosa fai? Resti lì o vieni fuori? Hai un sapore disgustoso. Certo che dopo la fusione dovermi misurare in uno scontro da principianti mi lascia deluso, sai? Cosa? Chi sarebbe il principiante? Io sono invincibile! Piantala di trattarmi in questo modo! Non sopporto la tua aria da bulletto!
Non ti sopporto! Non ti sopporto! Non ti sopporto! Come osi prenderti gioco di me? Come osi? Come osi? Complimenti, che potenza! Lo vedi che se ti impegni ce la fai? Giuro che me la pagherai cara! Basta così, non farlo arrabbiare ancora di più, ti supplico! Perché? Cosa può succedere? Ha combattuto nella stanza dello spirito e del tempo insieme a Gotenks prima di venire qui. Non voglio restare qui, non voglio! Quella volta Majin Buu si è talmente infuriato che con la sua potenza è riuscito ad aprire un varco nella parete dimensionale. Dai, vieni a vedere. La sua collera ha raggiunto un livello vertiginoso e la sua forza ha già deformato lo spazio circostante. Se continua di questo passo, finirà col disintegrare anche la parete dimensionale del mondo. No, è una cosa terribile. Non ti sopporto. Come hai osato beffarti di me? Come hai osato? Che guaio, si è scatenato. Bisogna che intervenga immediatamente, altrimenti la Terra verrà schiacciata da un'altra dimensione. Cosa è successo? Dove sono? Urca, ci è mancato un pelo. Hai una forza veramente strepitosa, lo sai? Battiti con me usando tutta quella grinta. Se riuscirai a sconfiggermi sarà la prova che sei davvero tu il numero uno dell'universo e non io. Lo scontro finale fra i due super guerrieri sta per avere inizio. Chi avrà la meglio? Vincerà il micidiale Majin Buu o l'impavido Vegeku? Il pianeta verrà disintegrato o finalmente ha trovato il suo salvatore? Cosa ti prende? Come mai non mi attacchi? Mostrami la potenza di cui parlavi, al 100%. Yeah!
Vediamo quanto tempo ci mette a ricomporsi. I brandelli del corpo di Majin Buu si ricongiungono velocemente quasi fossero gocce di mercurio. Il terribile mostro si è ormai reso conto che nessuna delle tecniche di cui dispone è efficace contro un avversario di quel calibro. Credevo avessi capito che questo sistema non funziona con me. Non importa, proverò con qualcos'altro. Presto farai la stessa fine del tuo disgustoso codino, mio caro. Se riuscissi a disintegrarti senza lasciare nemmeno una traccia di te, forse non potresti più ricomporti. Non la passerai liscia. Tutto un limite, ora basta! Mi hai stufata! Non ti aspettavi che le cose prendessero questa piega, vero? Andiamo, non è il caso di deprimersi così. A dire la verità sono anch'io un po' sorpreso. I tuoi banali errori di combattimento mi hanno deluso moltissimo. Ah, è così, ora ti faccio vedere io, sbruffone! Cosa combina? Devo stare attento. Attacco del super fantasma kamikaze! Ma quanto sei bravo! Stai usando la tecnica dei fantasmi di Gotenks! Mi fa piacere che tu la conosca, perché significa che sei al corrente dei suoi effetti devastanti. Se tocchi uno dei fantasmi andrai in mille pezzi! Oh mamma, sono pietrificato dalla paura. Attaccate! Adesso sto un po' a vedere. Non dirmi che speravi sul serio di cavartela con così poco. Devi essere proprio a corto di risorse. Ci hai dovuto sfoderare una tecnica di discutibile qualità. Non posso darti torto, è un trucchetto da bambini. Mi stavo solo esercitando con un'arma che non conosco. Un breve riscaldamento prima del vero attacco. E posso assicurarti che stavolta non fallirò. Quindi fai poco lo spiritoso e pensa ad un modo per fermarmi. Sempre che tu ci riesca. Che bambino. Posso produrre fino a 10 fantasmi. Vediamo come te la cavi con questi. Non è la quantità che conta. Possibile che non ci arrivi? Beh, questione di punti di vista. Attacco del super fantasma kamikaze! A destra! Ma che fanno? Fun.
indietro! Controllano la direzione! Sei in trappola! Impari a criticare le mie tecniche! Addio, Citrullo! No, non è possibile. Mi hai chiamato Citrullo. Si vede che non mi conosci bene. Oh, ti sei teletrasportato, eh? Devo dire che è stata un'ottima mossa attaccarmi contemporaneamente con l'onda energetica e il lampo distruttore. Se mi avessi colpito non sarei rimasto illeso. Ma un trucchetto da bambini resta pur sempre un trucchetto da bambini. Con me certe cose non funzionano. Da te mi sarei aspettato qualcosa di più emozionante. Visto che non ti impegni, passerò io all'attacco finale, d'accordo? Detto che bisogna osservare le mosse altrui con gli occhi della mente. Cos'è? Non mi hai ascoltato oppure non ne sei capace? Basta, chiudi il becco, io ti... Chi ti credi di essere? Senza la fusione non vali niente! Sbaglio, e ho assorbito ben 4 persone prima di diventare così potente. Non fosse per loro saresti all'altro mondo! Ti muovi, guarda che così mi annoio! Chiudi quella boccaccia! Adesso mi hai veramente stancato. Vedi di metterti d'impegno, per favore. O mi fai vedere di cosa sei capace, oppure sarò costretto a darti il colpo di grazia. Diciamo che questo è una specie di ultimatum. O cominci a fare sul serio o è la fine per te. No, rifiuto di credere che sia invulnerabile. Deve pure avere un punto debole da qualche parte. Allora che cosa hai deciso? Vuoi un'altra chance o getti la spugna? D'accordo, si fa sul serio. Userò il mio asso nella manica. Un'arma speciale che conservo per i casi estremi. Però dovresti avvicinarti un pochino, altrimenti non funzionerà mai. Cosa c'è? Hai già cambiato idea? Coraggio, avvicinati. Su, vieni avanti. Un paio di metri ancora ed è fatta. E se anche questa tecnica non dovesse funzionare, vorrà dire che hai vinto tu, Saiyan. Forza, vieni qui, amico. Mi hai davvero incuriosito, sai? Perfetto. Oh, così va bene. Ti piacerebbe diventare una caramella? No, 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 no
Vegeta, perché? Sì. Ce l'ho fatta! Ben vista! Così impari, brutto presuntuoso! Ride bene chi ride ultimo! Sono un genio! Sono un genio! Urrà! Dunque, vediamo, ti schiaccio subito sotto ai piedi? Oppure preferisci che ti faccia sciogliere lentamente in bocca? Sì, ce l'ho fatta! Sono geniale! È stata una fine poco dignitosa per un grande eroe come te, non è vero? Sei diventato piccolo piccolo! Non potrai più prendermi in giro ora! Prima succhierò la glassa che ti ricopre finché non sarai una pallina minuscola e poi ti masticherò riducendoti in mille pezzettini! Mi spiace, ma nemmeno questa volta hai avuto successo, Majin Buu. Cosa? No, tutto questo è assurdo. La mia forma è cambiata, ma a quanto pare la mia potenza è rimasta invariata. Come vedi, anche la mia velocità non è cambiata. Mi mancano soltanto le mani e i piedi. Allora, che dici? Hai di fronte a te la caramella più forte del mondo, bello. Non dire sciocchezze, potrai anche muoverti, ma sei pur sempre una caramella. Cosa speri di fare in quello stato, eh? Fossi in te, starei attento a parlare in quel modo. Potrebbe essere pericoloso. È difficile attaccare un oggetto così piccolo. Non devo attaccarti, infatti. Non ce n'è bisogno, se vuoi saperlo. Basterà che ti prenda e ti faccia finire dritto dritto nel mio stomaco, hai capito? Giusto. Anzi, guarda, ci vengo io! Visto? Non puoi competere con me, rassegnati! Non dirmi che sei già stanco. Che ti succede? Non hai detto che avevi intenzione di mangiarmi? Guarda che se non vieni tu, vengo io. Ora non mi scappi più. Giuro che te la faccio pagare! Oh, scusami tanto. Ho visto che volevi a tutti i costi una caramella e mi sono infilato nella tua bocca per lasciarmi mangiare. Beh, come la mettiamo? Devo continuare? Cosa? Sono tornato normale. Ah, complimenti per l'arma segreta. Ma come vedi hai fallito anche stavolta. Cos'altro proponi? Sarà meglio che mi inventi qualcosa in fretta. Ah!
Amico, non vorrai farmi finire l'incontro senza che abbia ammirato la tua vera potenza. Hai detto di essere il combattente più forte dell'universo, se non ricordo male. Oh no, Goku! È ridotto maluccio. Ciao. Sono come nuovo. A me sembra che ti manchi qualche pezzo. Cosa hai detto? Oh no! A quanto pare anche tu sei vulnerabile. Se vieni danneggiato troppo non ce la fai più a rigenerarti. Va bene, senti, mi sono stancato di divertirmi con te. Credo che sia meglio farla finita. Ehi, un momento, guarda che la partita non è ancora... No, non puoi essere così ingenuo da non aver capito qual è la differenza tra la mia forza e la tua, dopo la magra figura che hai fatto. Allora, vediamo un po'. Conterò fino a 10 prima di farti sparire per sempre, così avrai qualche secondo per pentirti delle tue malefatte. Bene, adesso comincerò a contare. 1, 2, 3. Se l'attesa ti disturba non hai che da attaccarmi e io ti farò fuori in un attimo. Ti assicuro che non resteranno tracce di te. 4, 5, 6. Non riesco a credere che le mie tecniche non abbiano funzionato. A questo punto non mi resta che assorbire anche lui. Ma certo, forse ho trovato. Sì, mi resta ancora una speranza, una possibilità di salvezza. 7. Eh? 8. Finalmente l'hai notata. Ti ho tagliato quella specie di coda proprio per questo motivo. Volevo che tu la usassi come stai facendo. Molto bene, ha abbassato la guardia. 9. E ora auguriamoci che il piano funzioni. 10. Barriera! A mai più. No,